Se dovessi dire qual è la cosa dell'Italia che più, ora però rispondo soltanto ai ragazzi, di cui più avete sentito parlare, un quadro, anche la piadina volendo, però vai, dimmi tu. La pizza, bene, infatti, un quadro, un museo, la pizza, bene. Poi, ah, è così ragazzi, la pizza è un'opera d'arte, quindi non fate ironia. Bravissimo, come ti chiami? Come ti chiami? Giampaolo, tu? Gabriele, che hai detto della pizza? Gabriele o Gabriele? Gabriele, quindi perfetto. Gabriele, ce n'era un altro che argentino che a Firenze ha fatto tante belle cose. Gabriele Omar si chiama, vabbè, allora si chiama. Poi, che cosa c'è oltre alla pizza? Qual è la cosa più bella dell'Italia per te? La storia. E qual è il personaggio della storia che ti piace di più dell'Italia? La tua compagna si è abbattuta al suolo. Giulio Cesare era un personaggio interessante, è vero, sono d'accordo. Poi, che altro... Cosa c'è? La storia, la pizza, qui davanti, vai. Dimmi. La storia dell'arte. E qual è l'opera più bella che secondo te c'è in Italia di storia dell'arte? Il David, questo è Davide Michelangelo. Questo è preparato benissimo, poi ottimo lavoro. Il Davide Michelangelo che è in questa importante città toscana di cui non possiamo parlare. E poi cos'altro c'è di bello? Laggiù in fondo, vai, dimmi. L'industria delle macchine, quindi bene, e qual è, vabbè, poi ci sono grandissimi piloti argentini, penso a Fangio, no? E poi c'è la storia, non parliamo della Pirelli qui perché giustamente se no c'è il conflitto di interessi, ma è vero anche questo. Poi altre cose belle dell'Italia laggiù in cima, vai! Il Colosseo, e beh, il Colosseo è... Chi di voi ha visto il Colosseo sulle mani? Vabbè, ragazzi, voi lo immagino, cioè io la capisco. Non avete visto il Colosseo, ho visto qualche... Bene, ultime due cose. Vai. Sì. La Nutella. E la Nutella ha... E la Nutella ha un suo spessore morale. Pensa che durante l'Expo c'è stata, non posso dire chi, una polemica con un nostro paese amico, un paese alleato amico, che ha detto che il materiale con cui si produceva la Nutella aveva dei problemi. In realtà era una polemica sbagliatissima e ingiusta. Si è rivoltata tutta l'Italia. Nel giro di 8 ore, questa nostra importante alleata ministra di un altro paese ha subito detto: "No, no, scherzavo, ho sbagliato, scusate, non lo faccio più. Abbiamo detto Nutella, eccolo lì, però spengi il telefonino che mi c'hai proprio, ce l'ho qui in testa, dimmi. La... Buoni, buoni. Va bene. Siamo un paese democratico, ecco. È vero, è una grande squadra. Come Napoli, la Fiorentina, l'Inter, la Roma, tutte. Poi, vabbè. Dimmi, laggiù. La pasta. Che tipo di pasta preferisci? Gli spaghetti. Ora, vai, spaghetti.